In una mattina gelata, gelata, caro David, ti ritrovo qui nel parcheggio, nel piazzale della Venus, dedicato alle vetture aziendali, agli usati, che come sempre ci illustrerai con maestria. Ciao David. Ciao, ciao a tutti, ciao Franco, grazie mille. Rieccoci qui, sì, nel piazzale della Venus di Viale Sicilia 98, siamo qui sulla sede di Monza, siamo qui a vedere qualcosina a livello di usato, sia di Mercedes che di MG che di Smart che di usato multimarca, adesso ti mostrerò qualcosina. Se vuoi, guarda, possiamo iniziare da questa schiera di MG che mi ritrovo davanti qui proprio all'ingresso del piazzale. Come sapete, noi siamo anche concessionario ufficiale MG, quindi ZS, HS, insomma tutti i modelli della gamma li potete trovare da noi in Venus. Queste che vedete qui, le tre nere e le due argento, sono tutte MG nuove. 30.500 euro il prezzo, sono tutte MG EHS, che ricordiamolo, la EHS è la versione ibrida plug-in dell'MG HS, quindi abbiamo un'autonomia in full electric e poi il classico motore termico a benzina che gli fa da coppia. Quindi queste, come dicevo, tutte nuove, tutte a 30.500 euro, le potete trovare tutte quante sul nostro sito o mal che vada potete anche configurarle, guardare il sito, insomma, vedere i nuovi arrivi di MG in generale. Qui siamo sulla parte Mercedes-Benz e adesso in realtà abbiamo innestato anche qualcosa del multimarca perché abbiamo avuto parecchi arrivi, difatti vi faccio vedere qualcosina che c'è appena appena arrivato. Possiamo iniziare direttamente da questa qui. Questa è una GLA diesel, questo bel colore blu come vedete con cerchia MG 5 razze. Questa c'è appena appena arrivata, siamo sui 15.000 km o poco più. E per farvi un esempio, questo GLA blu in questo momento è in vendita a 41.900 euro sul nostro sito. Questa è una GLA 200D. Poi qui ritorniamo su Lynk & Co, che avevo mostrato anche nell'episodio precedente. Anche di Lynk & Co ci stanno tornando alcune vetture. Questa qui in colorazione blu, questa qui siamo sui 22.500 euro, appena appena arrivata. Oltre a queste ce ne arrivano parecchie anche in colorazione nera, se preferite nel caso altra colorazione. Questa, ricordo, è un ibrido mild hybrid, quindi non ha la possibilità di essere ricaricata con la presa, ma ha comunque l'aiutino del motore elettrico che dà sicuramente, certamente una mano, ecco. Poi, se andiamo avanti, troviamo un pochino di Audi. Qua abbiamo fatto una schiera di Audi. Iniziamo da questa piccola 1, compatta ma sicuramente divertente da guidare. Questa è una 30 TFSI, quindi motorizzazione a benzina, se cercate un benzina abbastanza compatto. È una macchina di gennaio 2020, quindi relativamente recente. Questa A1 30 TFSI a 22.900 euro e come chilometraggio siamo sui 30.028 km. Se andiamo avanti, abbiamo questi bei Q3, questo qua arancione che se non erro l'avevamo visto la volta scorsa, S-Line arancione, questo colore molto sgargiante e molto acceso, e la new entry è questo qui blu invece che vediamo di fianco, che è a 29.900 euro sul nostro sito e come chilometraggio siamo a poco più di 20.000 km, per essere precisi 23.030 km, anche questo è un benzina comunque. Andiamo ancora un pochino più avanti, andiamo su un segmento C, una bella Audi A3, questa è una A3 turbo diesel, quindi di chilometri ne macinerà parecchi. Anche questa A3 c'è arrivata relativamente da poco, una 35 TDI, è una macchina del 2019, Franco, 58.651 il chilometraggio sull'odometro e come prezzo questa qui noi la proponiamo a 20.900 euro. Qui che vediamo qui è invece una A4 Avant, quindi la versione station wagon, anche questa la potete trovare sul nostro sito, anche qua parliamo sempre di una motorizzazione turbo diesel. Se andiamo un pochino più avanti, vi faccio vedere questo bel Porsche Macan S, decisamente una bella vettura, Macan S che ricordiamo ha un bel motore da 354 cavalli, quindi con una spinta veramente notevole, macchina bella grintosa, devo dire. Questo Macan, ti posso dire, lo potete trovare sul nostro sito sempre Venus SPA, questa qui la troverete a 55.900 euro. Andiamo ancora un pochino più avanti, anche qui una bella
Alfa Stelvio, quella che vediamo qui, colorazione che mi piace veramente veramente tantissimo, questo verdone metallizzato molto molto particolare. Ti dico, questa Stelvio qua è un diesel allestimento business, 160 cavalli, il chilometraggio 81.425 e come prezzo siamo sui 29.000 euro, quindi anche qui. Qua aumentiamo ancora con le dimensioni, perché qua andiamo su un bel Volvo XC90, XC90 diesel allestimento business plus. Questo XC90 è 35.500 euro è la richiesta e come chilometraggio siamo invece sugli 82.000 km, poco più, quindi anche questa pronta a macinarne e come di chilometri, macchina molto confortevole e poi bella spaziosa. Qua andiamo sulla nostra schiera Smart, ne avete Smart. Parecchie, bene. Esatto, sì, ce ne sono arrivate parecchie, sia motorizzazioni benzina, che oramai sono merce rara, bravissimo, sì, anche perché non vengono più prodotte, e invece anche poi motorizzazioni in full electric. Abbiamo sia 4-2 che 4-4, la schiera che puoi vedere qui davanti sono tutte 4-2, ti dico, i prezzi variano, andiamo dai 12.000 ai 17.000 euro, ti dico, ti faccio magari qualche esempio, guarda, possiamo vedere ad esempio quella lì in matte grey, che a me piace molto come colorazione, questa finitura molto molto elegante, la GD238. Questa ha 9.925 km, quindi veramente pochissimi sull'odometro. In questo caso abbiamo una EQ42, quindi full electric, e questa qui la potete trovare sul sito a 15.900 euro. Perfetto, però la disponibilità in questo momento ce n'è, per cui se vi interessa, esatto, fate esatto, un salto al volo. Assolutamente, soprattutto i benzina, che vanno veramente veramente a ruba, appunto perché, come dicevo prima, oramai smart benzina sono abbastanza rare, quindi assolutamente affrettatevi. Ecco qua, non male questa, cerchio nero, nera, interni pelle chiara, bella. L'SLK. Non male, no, decisamente, decisamente, questa bella Mercedes SLK che c'è appena appena arrivata. Questa è un SLK del 2011, come dicevi bene tu, con una bella pelle beige, cambio automatico e questo bel cerchio nero veramente veramente accattivante. Questa qui la potete trovare direttamente sul nostro sito e ti dico, ha 98.774 km, quindi appena sotto la soglia dei 100.000, e la richiesta è 18.900 euro. Che motorizzazione, quindi, è? Scusami, che me l'hai detto. Questa è un SLK 200, quindi motorizzazione, okay, benzina, esatto, SLK 200, esatto, esatto, esatto. Se andiamo avanti, qua iniziamo con la nostra schiera di classi C, abbiamo sia berline che nel caso station wagon. Questa qua nera, questa qua bianca berlina, nel caso le potete trovare entrambe sul nostro sito per vedere poi anche tutti gli optional e tutto. Questa molto carina, poi con questo cerchio AMG sempre a 5 razze, molto 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 elegante. Di qua troviamo qualcosina anche di un pochino più nuovo, quindi modelli un pochino più nuovi come questa C Cabrio o quest'altra C berlina che vedete qua. Questa C Cabrio, ad esempio, vi dico, di questo bel argento high tech, colore molto 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 elegante. La C Cabrio è una Premium Plus, siamo sui 12.900 km, quindi praticamente nuova. Praticamente sì, nuova. La richiesta è 53.900 euro. Se andiamo invece su questa berlina che troviamo di fianco, un pochino più nuova, più moderna, questa qui targata GJ, questa qui è una C200D, sempre diesel come motorizzazione, come prezzo siamo sui 43.900 e come chilometraggio 23.932 km, quindi anche lei qua, super in fresca, realtà, dico, molto molto fresca. Qua abbiamo la classe A, una classe A, quindi se cercate magari un segmento C, un hatchback, qualcosa di un pochino più compatto, questa potrebbe essere la macchina giusta per voi, allestimento sport. Questa classe A in particolare ha poco più di 100.000 km, se non erro sono 108.000, se vogliamo essere un pochino più precisi, di questo bel grigio scuro. La richiesta per questa è 19.900, anche questa la trovate comunque sul nostro sito venusspa.it. Continuiamo, qua abbiamo una CLA, questa CLA grigia un pochino meno recente, ma comunque come linea sempre e comunque bellissima, bella accattivante. Questa è una CLA coupé, abbiamo poi anche una versione shooting brake di là che ti farò vedere, anche questa la trovate nel caso sempre sul nostro sito web.
andiamo avanti e vediamo questa bella CLS, macchina anche questa abbastanza particolare, non se ne vedono molto spesso in giro, totalmente nera. Questa CLS qui è una macchina del 2020, una Premium Plus 4MATIC, quindi trazione integrale. Questa CLS qui 130.000 km sull'odometro, come richiesta 47.900 euro. Andiamo poi su macchine un pochino più spaziose, un pochino più importanti. Stiamo parlando delle nostre GLC, abbiamo motorizzazioni sia diesel che benzina. Per esempio questa qui che vediamo davanti nera è un benzina è un 200 per essere più precisi. Questa qui la trovate anche lei sul nostro sito. Questa GLC qui è una mild hybrid, quindi anche qui aiutino del motore elettrico, EcoPower, 51.971 km, 38.900 euro invece la richiesta. Di qua anche qua altre GLC, sempre allestimento sport, 4MATIC, anche queste comunque non mi soffermo tantissimo, comunque sono tutte sul nostro sito web nel caso se le volete poi andare a vedere. Ti posso fare un esempio, la GLC 220D che vediamo di lì, no, quella è una 300, perdono, la 300D che vediamo di lì è sempre una Sport 4MATIC, lì siamo sui 245 cavalli essendo una 300D, questa la richiesta è 42.500 euro, 65.000 il chilometraggio. Di qua ritorniamo sempre sulle CLA, la Shooting Brake che ti dicevo prima, quindi se volete qualcosa di un pochino più spazioso, qualcosa di insomma un pochino più comodo, la Shooting Brake potrebbe essere una buona opzione. Altrimenti questa CLA bianca, questa CLA grigia, se vogliamo tornare sulle coupé, questa ha anche il tetto apribile molto molto bella, questa qui bianca, per dirti, la richiesta è 30.900 euro, siamo sui 78.000 km poco più. Questa qui grigia, mi tolgo almeno, la possiamo vedere, ammirare in tutto il suo splendore, la CLA grigia che vediamo qua 45.451 km, 36.2 invece la richiesta di prezzo. E ti direi che come Mercedes abbiamo bene o male finito. Adesso ti accompagno andiamo dall'altra parte del Arval. Esatto, andiamo. Ricordando com'è il programma di Arval. Assolutamente. Oramai noi con Arval collaboriamo da un po'. Il programma di Arval non è altro che un programma di noleggio a breve e lungo termine, con cui noi abbiamo questa collaborazione, con cui insomma noi ci procuriamo le macchine che vedete qui sul piazzale. Con Arval, insomma, che cosa cambia, che cosa si va ad avere in più? Sono macchine sicuramente con chilometraggi certificati e che prima che vengano ritirate, prima che vengano consegnate, vengono sottoposte a numerosi controlli in modo tale che, insomma, poi al cliente finale la macchina venga data in condizioni ottime. Qui vediamo tutte le marche, insomma, da sì, Range qua Rover, spaziamo tantissimo da Range Rover, abbiamo qui ad esempio questo Evoque bianco, l'Evoque grigio che vediamo dietro, qua abbiamo un po' di Mini che ultimamente ci stanno arrivando, una Countryman anche qui nera che potete vedere, Seat Leon, Ford Fiesta. Adesso per dirti, per farti qualche esempio, ti dico, allora, ti faccio vedere magari qualcosina che è appena arrivato. Beh, tipo quel bel Serie 3 blu che vediamo qui, questo Serie 3 qui che è un diesel, un 320D, 77.130 km all'attivo, questa è una macchina della selezione Arval, questa qui la trovate ad esempio a 19.9, quindi un bel Serie 3 Touring, bello comodo, spazioso anche per la famiglia, e comunque con una linea veramente veramente accattivante. Bel colore, è precisa, come deve essere. Sì, assolutamente, bel blu scuro. Serie 1 azzurrina, assolutamente. La Countryman che dicevo prima, le Countryman, ecco, ad esempio, adesso ci stanno arrivando tante Countryman con motorizzazione ibrida plug-in. Questa Countryman che vediamo qua, ad esempio, la FS, è appunto una ibrida plug-in, tutta nera con anche il cerchio nero molto molto accattivante. Questa Countryman qui la trovate sul nostro sito, è una macchina del 2018 a 22.900 euro. E ti dico, questa qui ad esempio siamo sui 51.900 km, quindi anche qui non molto chilometraggio. Ecco, altra cosa, appunto, macchine di Arval di solito come chilometraggio arrivano generalmente entro i 100.000 km, quindi tutte le macchine che trovate qua, a parte magari, ecco, qualche eccezione che abbiamo visto ad esempio su Mercedes, generalmente sono tutte poco chilometrate, comunque macchine molto recenti, quindi
si parla di 18, 19, 20, 21, 22. Qua andiamo avanti, siamo sempre su, sulla parte BMW, possiamo vedere un X1, in questo caso un X1 motorizzazione diesel. Qua abbiamo anche un bel Serie 5 in allestimento M Sport. Questo Serie 5 M Sport è un diesel, questo è un ritiro nostro, non è di Arval, ma comunque, insomma, qua di fianco alle altre sorelle della gamma BMW sta veramente, veramente bene. Questa Serie 5 124.000 il chilometraggio e come richiesta 39.9, con l'interno poi in pelle completamente nera, veramente, veramente elegante come macchina e con anche una bella spinta. Qua andiamo sempre su serie 3 Touring, molto molto similare a quella che abbiamo visto di la blu, questa in colorazione nera, sempre con lo stesso cerchio. Se andiamo avanti abbiamo qualcosina anche a livello di Toyota, che adesso stanno andando molto forte con le loro motorizzazioni mild hybrid. Qua abbiamo un po' di CHR, ne abbiamo per tutti i gusti, bianca perlata, grigia, grigia più scura. Questa CHR ad esempio c'è appena appena arrivata, quella lì invece in mezzo tipo posso dire, la trovate sul sito 19.9, 61.000 km, anche quella bianca nel caso la trovate sempre sul nostro sito, questa qui che abbiamo visto all'inizio 35.000 km, insomma sempre chilometraggi molto insomma contenuti mettiamola certo. Così, esatto. Una Lexus, qua andiamo cioè, su veramente Lexus. Veramente imbarazzo la scelta, David, tutte sì, le marche, sì, bellissimo. Assolutamente, qua ad esempio andiamo su Lexus, Lexus UX, questa qui è una trazione integrale, 4-wheel drive, allestimento premium, anche questa è un ibrido benzina, sempre con il mild hybrid, anche perché Lexus Toyota alla fine insomma condividono componenti, motorizzazioni eccetera, Lexus diciamo è la, il brand premium, mettiamolo così, di Toyota. Questa Lexus qui 31.107 km all'attivo e la richiesta per questa è 29.900 euro. Qua abbiamo anche una bella Fiat Panda. Questa Fiat Panda qui, ti dico, è praticamente quasi nuova, 2800 km all'attivo, quindi se cercate una macchina comunque semi nuova e anche adatta a neopatentati, quindi magari insomma come prima macchina potrebbe essere veramente veramente perfetta, questa Panda qui la trovate sul nostro sito a 13.900 euro, molto carina poi con questo colore pastello grigio, molto molto, molto, molto anche carino. Quel, esatto, quel grigio esatto, lì, esatto, no? Esatto, esatto, assolutamente, assolutamente. Qua poi andiamo avanti, C3 Aircross, anche questa macchina abbastanza spaziosa, crossover, un pochino più rialzato, quindi con una seduta anche un pochino più, più comoda, ecco, mettiamola così. Questa qui ad esempio 16.900 euro è la richiesta e come chilometraggio siamo sui 26.000 km. Questa è una macchina che ha preso il posto della classe A vecchia di Mercedes, il monovolume compatto piace molto esatto, alle donne. Esatto, 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 assolutamente, sì sì sì, difatti adesso vediamo tante case che propongono appunto queste vetture magari un po' più rialzate con passaruota maggiorati, crossover, insomma un pochino più, più comodi. Qua invece abbiamo la nostra schiera di Ford Focus e abbiamo anche una Ford Mondeo qua nel mezzo, questa ad esempio è una Vignale. Per questa vi devo dire di visitare il nostro sito perché è appena 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 arrivata, quindi ancora non vi so dare una valutazione, ma la troverete sicuramente nei prossimi giorni. Questa veramente bellissima, interni completamente in pelle, bel cerchio, come chilometraggio siamo sui 130.000 km circa su quella Vignale. Qua poi andiamo sulle altre Focus, qua anche una Mondeo rossa, bel colore sgargiante, qua un'altra Focus sempre di un blu leggermente diverso. Queste vi dico come motorizzazioni sono motorizzazioni diesel, a eccezione della Mondeo che è un benzina ibrido. Qua andiamo avanti, troviamo una macchina abbastanza particolare, questa è una Infiniti Q30, una macchina che Q60, perdonami, una macchina che comunque non si vede molto molto spesso in giro. Infiniti, per chi non lo sapesse, si rifà a Nissan, anche qui è il brand premium, diciamo, della casa giapponese Nissan. Questa qui la trovate direttamente sul nostro sito, è una motorizzazione diesel, qui come chilometraggio siamo sugli 80.000 km circa e come richiesta siamo sui 28.9 se non erro, comunque poi sul sito trovate tutte le informazioni.
qua anche Seat, scusami, una Opel Astra. Qui andiamo su Suzuki Swayze, che di carrozzeria, come potete vedere, è praticamente identica in tutto e per tutto a una Toyota Corolla, veramente non c'è differenza se non per il logo. Motorizzazione sempre mild hybrid, che ovviamente vanno a condividere, e qui andiamo invece sulla Corolla, che non è una station wagon come la Swayze, è una berlina, quindi vettura un pochino più compatta, sempre ibrido benzina. Ad esempio questa Corolla qui, 18.300 euro è la richiesta, siamo sui 76.000 km. Qua poi una Renault Megane, torniamo sempre sulla carrozzeria station wagon, quindi anche qua se cercate qualcosa di insomma un pochino più spazioso, Renault Megane del 2020, 76.077 km sull'odometro, 14.800 euro invece è la richiesta. Di là poi, per finire qua con questo settore, l'ultima, la Peugeot 308 che vediamo qui, bianca, sempre station wagon, e anche questa Peugeot 308 la trovate poi sul sito, sempre motorizzazione diesel, 59.000 km, no perdonami, 76.000 km, scusami, le ho mischiate, 12.600 è la richiesta. Perfetto, lì dietro abbiamo visto come siamo arrivati, altre mini Countryman, sì, esatto, BMW, insomma un'offerta veramente incredibile, per la quale, come diceva David, visitare il sito diventa fondamentale. Assolutamente sì, visitate il sito perché almeno avete un resoconto comunque di tutte le vetture, potete vedere tutti i chilometraggi, tutti i prezzi con precisione, e poi potete vedere soprattutto anche le vetture presenti sulle altre sedi, perché ora io ti sto facendo vedere appunto le vetture presenti sulla sede di Monza, ma ricordiamo che Venus SPA ha 5 sedi su tutto il territorio della Brianza. Noi ora siamo a Monza, ma ci trovate anche nel caso a Milano, a Seregno, a Pioltello e a Cornate d'Adda. Quindi se magari trovate sul sito qualcosa che non vi ho fatto vedere, può essere che magari è un'altra sede, venite comunque a trovarci, a visitarci, in modo tale che insomma le potete anche vivere, le potete anche guardare, toccare con mano queste vetture. Assolutamente. Perfetto. David, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Un saluto. Ciao.